dei calciatori che sono conosciuti, che hanno giocato, altri che sono giovani, che vogliono emergere. Non dimentichiamo, e questa è una cosa dell'ultima ora, anche le resistenze che la società è riuscita a fare per non cedere alle tentazioni del Cagliari per il nostro capitano Donati. Questo è stato un ulteriore sacrificio, quindi mi sembra che quello che potevamo fare, abbiamo fatto forse anche qualcosina di più. Spero di non, che ovviamente tutto quello che è stato fatto ci permetta di affrontare il proseguo della gestione della società nel modo migliore. Certamente è diminuito di molto il costo complessivo della squadra, quindi del costo lavoro della squadra, e abbiamo ottenuto anche un risultato in termini finanziari. Certamente però dovremmo fare i conti in questo campionato con una riduzione altrettanto grande nei ricavi, perché è ovvio che la Serie A portava ricavi di almeno 30 milioni di euro e voi sapete che la Serie B ovviamente non porta neanche o poco più di un terzo di questi ricavi, per cui è evidente che se da una parte abbiamo compensato, resta ovviamente l'avanzo del passato, che ovviamente è sempre un fardello che noi ci trasciniamo dietro e cerchiamo di smaltirlo pian pianino. Questo sarà il nostro impegno e speriamo che riusciremo, ma d'altra parte è una caratteristica di tutte le società italiane di questo momento e noi non facciamo eccezione a questa regola.